Prima, guarda, io sì, ho fatto una piccola pausa in realtà, no? Che non doveva essere così lunga, ma per Covid è diventata lunga, è stata extensa. Io all'estate, cioè, io penso che tutti i musicisti l'anno scorso ci siamo sentiti come che ci è tolto qualcosa, no? Sai che Eh sì. ci hanno tolto anche il senso del nostro lavoro, no? Perché non sapevamo perché. E dicevamo ok, ma adesso ovviamente la musica non è in primo posto di priorità di sopravvivenza, no? Ma in realtà sì, in realtà dopo un paio di mesi abbiamo capito che veramente la musica è la cosa che ci univa a tutti, anche quando la politica non serviva più, o Esatto. la logistica, infrastruttura, niente, la gente era con l'anima così down, no? Anche noi. Abbiamo avuto questa forza di trovare l'energia nella musica e la gente alla fine ti dico, bueno, c'è questo scherzo ovviamente in Italia, no? Com'è che a settembre sempre mi congelano e mi mettono e fanno uscire a Michael Bublé in quel momento. Esatto. Esatto, un po' così. E la gente il 29 d'agosto mi scriveva, dai Alvaro che ancora hai 2 giorni per far uscire una canzone, ancora hai 2 giorni, dai. Io ho detto, ma perché 2 giorni? Ok, ovviamente ho capito subito. Mi ha fatto così ridere perché è un scherzo già che va da tanti anni. E i messaggi non solo erano da ridere così, no, ma anche messaggi molto belli dai Alvaro, ma perché non fai uscire una canzone estiva? Perché non hai fatto niente quest'anno? Giustamente quest'anno abbiamo bisogno di più, di più di, o sea, mai, più di mai, no? Mas que nunca, si dice così? Più di mai? Più Più che mai. che mai, ok, grazie. E ho detto wow, ok, perché io facendo una pausa non sapevo come sarebbero le reazioni o se la gente, o sì, la musica veramente andava a mancare o no. E in quel caso sono stato molto felice e molto contento che la gente mi scriveva così per motivarmi, per scrivere una canzone, no? Allegre per loro e anche per me, ovviamente. E in quel momento subito io avevo già l'idea di Machia in quel momento, ma non sapevo, cioè non avevo ancora deciso se sarebbe il primo singolo o no, perché avevo in questo periodo scritto tanto, più che mai. E allora con quel messaggio ho detto che okay, fantastico, Machia deve essere assolutamente la canzone, perché io sentivo delle cose con Machia che non sentivo con le altre canzoni, soprattutto questa energia positiva. E dicevo, ma forse Machia è un po' come le cose che ho fatto prima, però dai, c'è questa sensazione, c'è questo sentimento, c'è questa magia che non sento nelle altre adesso e se non esco con Machia all'inizio non la farò uscire mai. E mi è sembrata una bella scelta come risposta alla gente per dare questa energia in questi tempi un po' più difficili e dai, ce la stiamo facendo e non manca molto, speriamo. È un po' così, però almeno la possono ballare a casa, no? Esatto, infatti. È già un effetto positivo. Così è molto bello, sempre mi fa molto ridere la gente che in Italia, penso che l'umore in Italia per me, o sea, è uno dei paesi più autoironici e fantastici che ho potuto vivere, no? Quindi mi piace un sacco. All'inizio sempre ero un po', oh, ma perché l'estate? Ma perché devo essere il re dell'estate? No? Perché io sto facendo canzoni positive, ma non d'estate, cioè chi sta dicendo che sono d'estate, no? E alla fine ho visto che anche le esperienze, no, che la gente aveva l'estate erano molto belle, che alla fine l'estate è un periodo dell'anno che a tutti ci piace, e soprattutto perché unisce la gente con i tuoi amici, con la famiglia, e forse queste canzoni diventano colonne sonore di quel momento. E quella parte è la che mi piace di più, ovviamente. Sì, è un finale un po' come di scusa, no? Di dire, ok, se la scena di prima non era così reale, adesso sapete perché. Esatto, questa è la realtà, ragazzi. C'è un green screen, così mi è sembrato. Sì, ma anche perché penso che questo video è stato una sfida enorme, perché Immagino. normalmente io in questo periodo, sempre quando sto preparando il singolo, come sempre, il primo singolo che faccio uscire all'anno, normalmente sempre all'aprile o al marzo, no? E in quel periodo non c'è un bel tempo in Europa, fa freddo,
anche in Italia, anche in Spagna e in Grecia, no? Non puoi andare neanche a Tenerife. Tenerife anche lì fa un po' di freddo lì, soprattutto anche per la luce, perché la luce è più alta, dico più bassa, più fredda. E sempre andavo a Cuba, o in questo caso volevo andare a Costa Rica perché volevo fare questo, la giungla, no? E dopo il team di produzione, mi ha detto: ok, Alvaro, come non possiamo andare a Costa Rica, c'è anche, io avevo detto: ok, perché non facciamo Tenerife? Perché Tenerife almeno ha tutto, no? Dopo facciamo un effetto di caldo e bla bla bla. E hanno detto: guarda, sta essendo molto difficile con Tenerife, le regole, 14 giorni di permessi, che bla bla bla. È stato molto difficile. Ho detto: ma guarda, c'è una cosa a Berlino qua, c'è un parco che è chiuso, no? E si chiama Biosfere, un parco tropicale così, di invernadero. Sì, sì. Possiamo mettere le scene della giungla lì, perché le piante sono vere, no? Non è che è finto, ma ovviamente in un parco, no? Allora sì, ci filmiamo così, non possiamo fare così perché qui sono i moni, no? Come si chiama? Si chiamano i moni, no? Le apes, the monkeys. Ah, le scimmie. Alle scimmie, allora, sì, qui sono io e qui sono le scimmie, dobbiamo allora solo filmare questo angolo, perché se no, e se filmiamo così, si vede il ceiling, no? Cioè, è stato molto, per me, anche più divertente, perché c'era questa limitazione e stavamo facendo il meglio con le cose che avevamo, no? Perché filmare in un posto dove è bello sempre è un po' più noioso, allora mi è piaciuta quella idea. Certo, io sempre, cioè, soprattutto ci sono un paio di cose come che adesso sono diventati più importanti di prima, no? E che, per esempio, un abbraccio adesso è come wow, è molto caro, no? Ed è di trovare un abbraccio. Esatto. È una cosa che ci fa pensare, no? Ci fa pensare che quando sperimenti quelle cose un'altra volta, dici wow, che incredibile, no? Prima lo facevamo ogni giorno senza pensare di più e adesso è diventata una cosa bellissima, soprattutto perché l'abbraccio è una sorta di connessione, di energia con un'altra persona anche, no? Ma per esempio qui a Berlino le cose più piccole per me sono, adesso entra un raggio di sole e dico wow, fantastico, è una giornata bellissima, esatto. Giornata è vinta, sì, almeno solo un raggio di sole. Adesso mia sorella è venuta qua un paio di giorni e anche quello mi fa molto felice, e lei sempre dice: ma perché non c'è sole, c'è solo un raggio di sole, perché vuoi andare in terrazza? E io dico: ma perché c'è il sole? E lei dice: ma no, ci sono i nuvoli. È una cosa strana, cioè, io sto impazzendo qui a Berlino già. Ma anche una cosa molto bella che abbiamo, soprattutto in Italia e anche in Spagna, è che abbiamo la passione per il cibo, no? La passione per il mangiare. E quelle sono le cose che anche in quarantena mi hanno aiutato tantissimo a andare avanti e a sentire dei momenti di allegria piccole in ogni giornata. E penso che quella è una cosa molto importante. E anche il mio team, anche Jesse lo sa, anche il mio team in Italia lo sa, quando, anche prima di Covid, io quando avevo una giornata molto molto lunga di interviste e di TV e così, mi dicevano: guarda Alvaro, c'è un sacco di interviste, ma dopo abbiamo prenotato in questo ristorante. E ho detto: oh, bene, ok. Allora io ero motivato per continuare. Allora io sono una persona che sono felice con le cose piccole già di sempre, no? E per quello mi ha aiutato e volevo in questa canzone di magia dire che se abbiamo gli occhi aperti per vedere la magia, la vita sarà più bella.